Il miglior mercato della provincia è diventato il più brutto della provincia, con tutte quante le sue cose negative. Ci è stato promesso parecchi mesi fa di parcheggi, ancora oggi non si è visto niente. Stamattina, come novità, all'ingresso già vogliono i soldi arretrati dei mesi fatti finora, da febbraio a oggi, che sicuramente sono dovuti, però è pure vero che dalle promesse fatte fino a oggi ancora non abbiamo avuto nessun riscontro. Continuando così, penso proprio che io, come molti altri, non so se ce la riusciremo a continuare a fare il mercato a Milazzo, con le conseguenze che avranno, giustamente, che ricadranno e ricadranno sulla popolazione. Dispersivo, nel senso che farlo in due zone, in mezzo è vuoto, quindi secondo me la gente, cioè i miei colleghi ambulanti che sono da quella parte, cioè dietro il palazzetto, dovrebbero essere spostati da questa parte, in modo che lasciare quello spazio libero affinché le macchine entrano là dentro, parcheggiano e la gente magari potrebbe venire molto più volentieri al mercato. Invece così facendo, come fanno loro, cioè lasciare la macchina là sotto, fare 500 metri a piedi, piove, c'è caldo, c'è questo, secondo me la gente pensa più di una volta, dice sì, vado al mercato. Chi ha deciso che doveva essere qui, secondo me almeno non ha i presupposti che sto mercato decolli. Il mercato non sarà più quello di prima, quello che c'era in via Ponente lì, perché lì il mercato era tutta un'altra cosa. Comunque la speranza è che il sindaco si decida a fare questi benedetti parcheggi affinché le persone possano venire con la macchina ed essere più numerosi nel mercato.